Oggi sono al quartiere Trieste e voglio passare da una designer di gioielli, Roberta Fontana, che ha avuto un cambiamento di vita che secondo me è interessante. Magari la invito a fare un giro al quartiere Coppedè, che è sempre bello. Eccoci al quartiere Coppedè, un quartiere dei primi del Novecento, perché alla fine Roma abbraccia tutte le epoche praticamente ed è un contesto da sogno, un luogo ideale dove parlare dei tuoi gioielli. Sono completamente d'accordo con te, Diego. Vero? Davvero. Tu hai fatto sempre gioielli nella vita, no? Vero? No, assolutamente. Io arrivo da un altro percorso, da un'altra strada. Sono un ingegnere gestionale, laureato al Politecnico di Milano. E ho lavorato in azienda, multinazionali, ero sì responsabile marketing e poi ho deciso appunto questo grande cambiamento e di dedicarmi alla mia passione appunto per i gioielli. Ma dai, quindi è un cambio di vita epocale, sì. Dall'ingegnere alla creazione di gioielli. Sì, però era una cosa che avevo dentro e la sto esprimendo, no, con le mie creazioni e sono contenta di aver fatto questo cambio nella vita. Certo, poi comunque per essere ingegnere bisogna essere molto precisi. Sì. E anche per fare i gioielli, perché ti immagino. Esatto, così, no, esatto. Io lavoro come tecnica orafa, lavoro la cera persa. Faccio tutto l'anello, il gioiello, l'orecchino in cera e poi viene portato in fonderia, dove chiaramente il metallo fuso bollente praticamente scioglie la cera e prende il posto della cera. Cosa? Questo si chiama cera persa. Insomma. Ok, cosa prende il posto della cera? Io non faccio prezioso e utilizzo per lo più bronzo e ottone. Prima nel tuo negozio ho visto anche sì, un po' di apette, esatto. Giusto? Esatto, effettivamente guarda, non a caso siamo qui al Coppedè. Coppedè ha utilizzato molti elementi legati al mondo della natura, come qui ci siamo davanti alla Fontana delle Rane, c'è qui il palazzo, il ragno. E sia rani, ragni, api, serpenti sono tutti elementi che si ritrovano anche nei miei gioielli. Prendo spunto sia dagli elementi della natura ma anche dalle forme geometriche. Quindi c'è un po' di razionalità anche. Sì, nelle geometrie, esatto. Sicuramente, guarda, indubbiamente, hai ragione. E dimmi Roberta, cosa porti ad Alta Roma? Guarda, la collezione che presento è formata da quattro linee che si chiamano Leaves, Iris, Chain e Grace. E appunto anche questa linea cioè, trae origine un po' dagli elementi della natura e, come dicevo prima, forme geometriche. Quindi un mix. Bene, non vedo l'ora di vederle. Grazie, con piacere. Insomma, potrai vederle sulla piattaforma di Alta Roma. Fantastico.